ragazzi, ci avviciniamo al solstizio d'estate, ma estate per la zia Giulia non significa vacanza, significa che continuerò a consigliarvi dei libri per l'estate. Anzi, vi dirò di più, vi annuncio già che prima delle ferie d'agosto faremo una carrellata di consigli letterari che ovviamente vi suggerisco di leggere e di portare in vacanza, di portare sotto l'ombrellone, in spiaggia, in montagna, insomma dove volete andare in vacanza non mi interessa. Quindi anche oggi parleremo di due libri che sono molto diversi fra loro, non soltanto per struttura, uno è un romanzo e uno è una raccolta di racconti, anche gli autori sono diversi, l'una è una donna di origini tra l'altro marchigiane perché viene da Ancona e l'altra invece è un giornalista del Corriere Fiorentino, che però sono accomunati dalla tematica, cioè in misura diversa e in modo diverso entrambi esprimono e parlano del tema della mancanza. Mancanza intesa come assenza, non solo fisica, quindi non solo come morte di qualcuno, del caro o del protagonista, ma intesa anche come mancanza di punti di riferimento emotivi, sentimentali, umani, mancanza di prospettive future o mancanza inteso come assenza, nel senso di non ricordo di ciò che siamo stati. Sembrano tematiche filosofiche, in realtà sono molto più semplici di come ve le sto esponendo ora e adesso ve ne parlerò in maniera più dettagliata. Allora, cominciamo con il romanzo di Evita Greco, Il rumore delle cose che iniziano, edito da Rizzoli. Dunque, piccola premessa, questo romanzo io l'ho sentito molto, nel senso che l'ho sentito molto mio, molto vicino a me, per un motivo particolare e personale che però mi piace raccontarvi. Dunque, qui si parla del rapporto fra una nipote e sua nonna, in questo caso fra Ada e Teresa. Ada è la nipote di Teresa e vive con sua nonna da quando è piccola perché la mamma l'ha abbandonata, quindi la nonna diventa anche madre per Ada. Ovviamente io non ho vissuto una cosa di questo tipo, nel senso che avevo un rapporto molto stretto con mia nonna, ma non sostituiva la figura materna, che invece è molto forte e è stata sempre ben presente, ringraziando Dio, purtroppo per lei. Quindi dicevo, è un rapporto molto stretto il loro e fatto di un amore totalizzante, su cui Ada si appoggia. E anch'io in un certo senso mi sono sempre appoggiata e cullata su quell'amore che per me era imprescindibile, che era quello dei miei nonni e nello specifico appunto di mia nonna materna. Però che succede? Che Teresa in questo libro muore perché ha una malattia, è malata, viene ricoverata in ospedale, diversi mesi di degenza e poi muore. La stessa cosa è successa a me. 3 anni insomma molto intensi con la malattia di mia nonna e la perdita della stessa ha fatto sì che insomma si innescassero poi tutta una serie di riflessioni sulla vita, sulla morte, su quello che insomma ci troviamo di fronte, perché a 26 anni alla mia età non stiamo tutti i giorni a pensare alla morte come è giusto che sia, no? Viviamo e ci godiamo la vita, però quando ce la troviamo di fronte la riflessione anche per se stessi e per chi ci sta vicino, anche per i propri genitori, è immediata. E soprattutto quando si perde una persona molto cara, ripeto, che praticamente ci dava un amore che per me era imprescindibile, ovviamente il dolore è quadruplicato. E quindi mi sono rivista molto, non solo nella vicenda di Ada, ma anche in quello che lei in parte ha provato con la perdita di sua nonna. Veniamo al libro. Vi dicevo appunto, quindi, la storia di Ada e Teresa. Quei protagonisti, il protagonista è è Ada, però allo stesso tempo, questo lapsus freudiano non è a caso, in realtà è anche Teresa, perché? Perché le due, nonna e nipote, sono un unicum, nel senso che sono due entità distinte ma che si fondono benissimo. Teresa ama Ada di un amore totalizzante, un amore che deve supplire ovviamente la mancanza in Ada della figura materna e quindi deve farle superare anche quello step che è la paura dell'abbandono e che Ada ha naturalmente fin da piccola. E dall'altra parte non solo quest'amore la fortifica come donna, ma in un certo senso potrebbe indebolirla, o meglio renderla un po' più fragile, forse agli occhi degli altri anche affettivamente dipendente, proprio come Ada si propone anche o è agli occhi di Giulia e di Matteo. Perché Ada, proprio agli occhi di Giulia e di Matteo, che sono persone apparentemente molto stabili, molto ferme nelle loro decisioni, con un destino ben delineato, una strada già lastricata e pronta per essere cavalcata, diciamo così, per essere perseguita,
Ada è la ragazza che sta con la testa sulle nuvole, o meglio, la ragazza non che sta con la testa sulle nuvole, che vive sulle nuvole, vive in un'altra dimensione lei. È la ragazza tenera e dolce che si accorge dei minimi particolari e che li conserva gelosamente. Ada è, in poche parole, la donna che ascolta il rumore delle cose che iniziano, perché la nonna le ha insegnato proprio questo, nonna Teresa. Per farle superare da piccola la paura di essere abbandonata ogni volta che Teresa l'accompagnava e la lasciava a scuola, le diceva: ascolta il rumore delle cose che iniziano. Io ti lascio a scuola, ma non è un abbandono, non finisce qualcosa, ne inizia un'altra. Perché tutte le cose che finiscono non fanno rumore, ma tutte quelle che iniziano fanno un rumore ben preciso. E Ada è lei, è appunto la donna che, come vi dicevo, che ascolta il rumore delle cose che iniziano, ed è la donna che stila, diciamo così, una lista dei lavori che vorrebbe fare da grande. Uno di questi, e da qui capirete insomma che tipo di persona possa essere Ada, è la donna che da grande vorrebbe regalare le caramelle, quasi fossero delle pozioni magiche, a tutti i viandanti che percorrono e rischiano la vita, che percorrono il loro percorso di vita stando sempre attenti a non cadere nel baratro. Quindi qualcosa che infonda loro coraggio e che li stimoli ad andare avanti, a proseguire. Dunque, in tutto questo, come vi dicevo, ci sono altre due figure, Giulia e Matteo. Giulia è la dottoressa, come veniva chiamata simpaticamente da Teresa, ma non è effettivamente una dottoressa, è l'infermiera che si occuperà di Teresa, ma che si occuperà anche di Ada emotivamente parlando. Infatti Giulia si affeziona moltissimo sia a Teresa che a Ada, capisce la forza del loro amore e capisce la purezza delle loro anime. E Giulia è una persona molto ferma, molto decisa, appunto, che il destino sembra aver agevolato. Giulia sembra quasi che i problemi la schivino, perché Giulia è una statua, è una potenza, è tutto quello che Ada non è e che grava in parte su Ada, pur inconsciamente, perché Giulia ovviamente le vuole bene, prova dell'affetto per Ada, però inconsapevolmente, inconsciamente, o perché Ada percepisce questa grande differenza fra loro, proprio la fermezza di carattere di Giulia sembra gravare su quella apparentemente debole di Ada. E poi c'è Matteo. Matteo, che è quello che potremmo definire forse il compagno di Ada durante, diciamo, i mesi di malattia della nonna. Però, c'è un però, Matteo è una figura ambigua. Loro si conoscono, Matteo e Ada, nel bar dell'ospedale, quindi in ambiente ospedaliero, e però Matteo, appunto, è una persona ambigua perché sembra nascondere qualcosa. Loro si incontrano sempre quasi di nascosto, fugacemente, o sotto il ponte della statale, oppure nel loft di Matteo, che più che un loft sembra un rifugio quasi di questo animale che svicola sempre alle domande che Ada fa e che svicola dalla vita di Ada, perché lui effettivamente fa un lavoro che lo porta a viaggiare moltissimo, quindi fa dei lunghi viaggi, grandissime assenze, ecco qui quindi la seconda assenza, grande assenza del libro, oltre alla perdita della nonna per Ada, e appunto sembra nascondere qualcosa, perché quel loft è troppo, diciamo così, scarno, è troppo privo delle cose essenziali perché una persona possa effettivamente vivere lì dentro. E quindi Ada, mano a mano, pur non volendo vedere certe cose del suo rapporto con Matteo, alla fine sarà costretta a scontrarsi con la dura realtà. Però in tutto questo, appunto, io vi parlo di assenza, come vi ho detto, assenza di punti di riferimento emotivi, affettivi, sentimentali, e assenza come morte. Ma voglio parlarvi anche di un altro aspetto. Ada è una persona che alla fine risulterà, come vi dicevo, forse la più forte, perché è lei che deve fronteggiare i drammi più grandi, è lei che si trova in balia della vita e che la vita deve fronteggiare, perché è sola. Una volta che ha perso Teresa, lei è completamente sola. Ed è soprattutto, emerge qui un aspetto di Ada che secondo me è fondamentale per la vita di tutti i giorni, per tutti noi, e che io predico spesso. È una persona semplice, è una donna semplice, dai valori e dai principi sani, ma che soprattutto si approccia in maniera molto umile all'altro, che accoglie l'altro, cerca di capirlo e, pur sbagliando, perché a volte Ada si ostina a non guardare ciò che di oscuro potrebbe esserci, forse per la troppa fiducia nell'essere umano, tuttavia risulta essere la persona più autentica, che vive di piccole cose, di quelle semplici cose all'interno delle quali la felicità si nasconde. E questo è qualcosa che gli altri protagonisti del libro
sicuramente noteranno, in primis Giulia. Scritto con uno stile molto semplice, molto delicato, garbato, che non ha nessun tipo di sbavatura, ma è anche molto poetico, io vi consiglio vivamente la lettura di questo libro, molto toccante e struggente, Il rumore delle cose che iniziano, di Evita Greco, edito da Rizzoli. Dunque, veniamo al secondo libro, che è appunto, come vi dicevo, una raccolta di racconti. La raccolta di racconti, intitolata Puntazza, di Simone Innocenti, edito da L'Erudita, spero che si veda, edito da L'Erudita, marchio Giulio Perroni. Allora, qui ci troviamo di fronte ad una cosa completamente diversa. In primis perché non si tratta di, diciamo, di un romanzo, appunto, ma è una raccolta di racconti, una raccolta di 8 racconti, corredati da una premessa, da una prefazione molto bella del direttore del Corriere Fiorentino, che parla di Simone Innocenti nella stessa maniera in cui poi ne ho parlato anch'io, perché si evince moltissimo questo aspetto. Allora, chiaramente non starò qui ad elencarvi le trame di tutti gli 8 racconti, ma vi dirò le tematiche chiave. Chiaramente la tematica che attraversa tutti i racconti e che mi ha portato qui a parlarvi appunto di questo libro in relazione anche al rumore delle cose che iniziano, ovviamente la mancanza, l'assenza, la grande protagonista. Tuttavia, ovviamente, ogni racconto tratta una tematica specifica. Ci sono gli amori traditi, ci sono storie di violenza inaudita e anche fine a se stessa, di gelosia estrema, e ci sono appunto racconti che riguardano l'assenza intesa come anche mancanza fisica, quindi morte della persona amata. In particolare, molto bello e toccante, che riguarda proprio questo tema, il secondo racconto, L'Ancora, in cui si parlerà anche di un'eredità molto particolare, e secondo me lì c'è anche un omaggio al ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Allora, come vi dicevo, l'assenza, la grande protagonista, però ovviamente la materia chiave, perché parliamo chiaramente di un giornalista di cronaca nera come Simone Innocenti, è la materia quotidiana del giornalista, cioè i fatti, quello che succede nel mondo. Non c'è nulla di metafisico, di trascendentale, è la pura quotidianità. Però qual è la grandezza e la bellezza di questi racconti? È il fatto che c'è questa innocente, proprio inteso come, nel termine latino, innocente, cioè che non nuoce, commistione di crudezza e poesia, di realtà e fantasia, come dice appunto il direttore del Corriere Fiorentino, in Simone Innocenti, che esplicita questa sua urgenza di trasformare il giornalista in scrittore, anzi più che di trasformare il giornalista in scrittore, di aiutare il giornalista a diventare anche scrittore, quindi arricchendo tutta quella che è la sua materia quotidiana, ovvero i fatti di cronaca, con la letteratura. Infatti si avverte moltissimo una certa ironia gozzaniana che attraversa comunque tutti i racconti e che li rende godibilissimi e che agevola anche il ritmo dei racconti stessi, che sono già contraddistinti da una scrittura brillante, molto schietta e anche molto coraggiosa, secondo me, molto audace. E allo stesso tempo c'è la descrizione di quella che, se vogliamo, è la miseria umana classicamente descritta da Dostoevskij, cioè vi trovate di fronte a dei personaggi della vita di tutti i giorni, anche miserabili, che però appunto quotidianamente, ma Simone Innocenti ve li mette nero su bianco in una maniera tale che non potrete fare a meno di trovarci della poesia in mezzo. È proprio la commistione di cronaca e letteratura che ruota intorno al tema chiave, che è quello appunto della mancanza, dell'assenza. Allora, sono dei racconti molto particolari, che ognuno ha il suo perché, anche per estrosità, diciamo così, e soprattutto sono contraddistinti da questa appunto commistione di crudezza e poesia che, secondo me, li rende proprio dei piccoli scampoli di vita vissuta. Allora, ricapitolando. Puntazza, Simone Innocenti, il rumore delle cose che iniziano. Prima di lasciarvi con il solito motto, buona lettura e buon divertimento, e quello c'è sempre, vi ricordo un appuntamento proprio con Evita Greco, che venerdì 10 giugno sarà alla libreria Il Mercante di Storie di Osimo a parlare con noi del rumore delle cose che iniziano. Quindi, mi raccomando, chi è in zona o chi vuole venire, il benvenuto per questo ultimo brindisi di stagione della primavera. Quindi, vi dicevo, buona lettura, buon divertimento e ci vediamo al prossimo consiglio estivo letterario.
Ciao ciao!